Giuseppina Adelfa per parlare del tema che sta indirizzando l'opinione politica in questo periodo. Parliamo naturalmente del DDL Cirinnà che si sta discutendo al Senato. Cosa ne pensa? Quali sono le prerogative di questa norma? Insomma. Allora, questa norma è una norma molto, molto importante che aspettiamo con ansia. A dire il vero, per introdurre, non è la legge che noi coppie omosessuali, famiglie omosessuali volevamo. Noi volevamo appunto l'estensione del matrimonio civile per tutti. Sarebbe stato ovviamente semplice, bastava cambiare moglie e marito con coniuge ed era fatta. Però evidentemente il PD e il resto del Parlamento non è pronto per attuare questa norma, dunque ci accontenteremo, se va bene, del DDL Cirinnà. Il DDL Cirinnà comunque non è una cattiva legge, anzi, così come è presentata, soprattutto per quanto riguarda la tutela della coppia, è un'ottima proposta di legge. È molto deficiente invece per quanto riguarda la tutela dei bambini, perché propone un istituto che è la stepchild adoption, cioè l'adozione del figlio naturale del partner, e basta, ed è assolutamente insufficiente. È insufficiente perché i nostri figli sono già nostri figli, non dovremmo adottarli, dovremmo andare al comune, allo stato civile, riconoscerli come fanno le coppie eterosessuali sterili che vanno all'estero oppure in Italia per avere dei figli grazie a doni di gameti, e loro mica li adottano i figli, vanno allo stato civile e dico questo è mio figlio e mi prendo la responsabilità di crescerlo. E così noi volevamo, perché così deve essere e così sarà un giorno, perché la nostra battaglia non è certamente finita. Come nessuno può entrare nella vita delle coppie sterili uomo-donna, che vanno dall'altra parte del mondo a volte per riuscire ad avere dei figli, oppure che riescono ad averli grazie a doni di gameti, nessuno mette bocca nelle loro storie. Anzi, uno le rispetta e dice guarda che coraggio hanno, sono andati dall'altra parte del mondo per realizzare il loro sogno di famiglia, bravi, ecco. Invece se si tratta di coppia omosessuale sembra che noi siamo l'inferno, il diavolo, non so che cosa. In verità no, siamo delle persone che abbiamo sentito questo bisogno molto molto umano, molto molto intimo di avere dei figli e di crescerli, e abbiamo fatto come hanno fatto loro, come hanno fatto queste coppie che hanno avuto difficoltà a procreare naturalmente. Allora a questo punto la questione è, questi figli che ci sono, che abbiamo voluto e messo al mondo, che vivono qui insieme agli altri, che non potete far scomparire nemmeno se non vi piacciono, questi figli vanno tutelati, garantiti, vanno aiutati a crescere bene, oppure li dobbiamo far finta che non ci sono e gli mettiamo una crocetta sopra? La crocetta sopra non la potete fare, mio figlio va a scuola, mio figlio va a scuola qui in paese, condivide il suo quotidiano con gli altri bambini, tutti gli altri sanno che hanno due mamme, che i loro genitori sono una coppia di lesbiche, nessuno è morto, nessuno è mai ammalato, anzi c'è una bellissima condivisione, una bellissima amicizia che si è creata qui in paese con gli altri genitori dei nostri figli. Dunque abbiamo imparato a vivere insieme, è stato anche facile, devo dire, perché quando le persone sono oneste e trasparenti, poi la gente si fida, vede solo le persone che hanno le stesse difficoltà tue e le stesse preoccupazioni, e abbiamo appunto imparato a conoscersi e a condividere il quotidiano. Ultima domanda, cosa prova lei quando vede in TV le immagini del Family Day e sente le parole raccontate appunto dalle televisioni? Beh, loro, come dire, come noi abbiamo il diritto di manifestare, hanno anche loro il diritto di manifestare. Su questo chiudo l'argomento, però è difficile per noi vedere queste persone esprimere così tanto odio e così tanto disprezzo per le scelte degli altri. Noi non abbiamo mai cercato di... Non siamo mai scesi in strada per dire i diritti no a questi, le tutele no a questi. Noi pensiamo che in una società dove ognuno è tutelato è una società più sicura per tutti, ed è quello che ci auguriamo, che lo Stato pensi a tutelare non solo le famiglie come le nostre, le coppie omosessuali, ma che pensa a tutelare sempre di più le persone in difficoltà, che sono le donne, i bambini, gli immigrati,
E credo che la comunità omosessuale non è mai scesa in strada per negare o per impedire che qualcuno abbia più tutele, più diritti. E dunque mi auguro che gli altri e che gli italiani vedano questa differenza, che mentre noi cerchiamo di vivere in comunità con gli altri, c'è chi vuole escludere, negare e che costruisce la sua politica, le sue ideologie sull'odio verso l'altro. L'influenza del Vaticano, la Chiesa Cattolica, secondo lei l'Italia non è equiparabile agli altri paesi europei in tema di diritti a causa appunto di questa influenza, oppure ci sono altre ragioni? Secondo me la causa principale, se siamo così in ritardo, è la classe politica italiana, che ha sempre avuto paura di affrontare questo tema con serenità. Secondo me il Vaticano fa il suo lavoro, che è quello della Chiesa, dice le cose che deve dire in quanto Chiesa. Io rispetto i loro discorsi, anche ovviamente se non li condivido. Quello che invece non rispetto e non condivido è che i politici si nascondono dietro alla posizione della Chiesa per deliberare su quello, delle leggi che solo lo Stato civile, laico, dovrebbe varare e valutare. Dunque io penso che la Chiesa fa il suo mestiere di Chiesa e dovrebbe farlo nella Chiesa, e lo Stato deve fare il suo lavoro di Stato. I parlamentari non sono parroci, non sono vescovi, non sono cardinali, sono eletti dal popolo italiano, anche dal popolo che non è cattolico, e deve fare il suo lavoro di parlamentare, cioè pensare alla tutela e al bene di tutti i cittadini.